Langhe, Monferrato Rovero per l'appunto, e questa volta ci occupiamo di sottosuolo, di questo si parla in questo evento che insomma è stato organizzato per la sesta edizione a ingresso libero per tutto il weekend. Si chiama Geobrama, ci facciamo raccontare tutto da uno degli organizzatori, Emanuele Rambaudi, benvenuto, buongiorno. Ciao, buongiorno, grazie, grazie per l'ospitalità, ciao a tutti. Allora, cosa succede in Geobra, tra l'altro sesta edizione? Allora, Geobra è una mostra che abbiamo creato alcuni anni fa assieme ad alcuni amici appassionati di minerali fossili, tra cui l'amico Marco Terenzi e Roberto Gamba, ed è una mostra al mercato di minerali fossili in cui saranno presenti espositori provenienti sia dal nord Italia che da zone più locali della provincia di Cuneo. In particolare ci saranno anche molti ricercatori, cioè gente che va proprio nel fine settimana in montagna con martello e zaino a cercare minerali e poi portarli a casa. Ecco, quindi... Emanuele, ma ci spieghi un attimo almeno a noi ignoranti, ecco, che sono pietre, cosa sono? Sono pietre. Allora, fondamentalmente i minerali sono i costituenti fondamentali delle rocce che troviamo nella vita di tutti i giorni, possiamo trovare in una pavimentazione o piuttosto che sul bancone di un bar o in qualunque altro posto. Solo la particolarità è che i minerali che collezioniamo noi assieme ad altri amici sono minerali che sono cristallizzati, quindi presentano delle forme particolarmente belle dal punto di vista della struttura o anche del colore di questi esemplari, sostanzialmente. Ho capito, e quindi c'è una collezione ovviamente sì. In corso, immagino. Esattamente. E ognuno sì. Di voi espone la propria collezione? Insomma, visto che è un bene, come dire, pubblico, immagino che le collezioni siano ricche, o sbaglio? Sì, allora ci sono collezioni di vario genere. Noi esporremo parte delle nostre collezioni, alcuni campioni saranno anche in vendita, perché poi poco alla volta uno cerca di migliorare la propria collezione o certo. Comunque di vendere dei pezzi che ha doppi, tripli. Però ce n'è per tutti i gusti, perché diciamo che comunque si può trovare anche la bellezza in campioni molto piccoli. Addirittura esiste un'associazione di cui anch'io faccio parte, che è l'Associazione Micromineralogica Italiana, okay. Di gente che colleziona i campioni micro che si vedono solo al microscopio, per cui si tratta di pezzi che magari uno ottiene anche tramite scambi. Praticamente compri un vetrino che se non metti sotto il microscopio non lo vedi, giusto? Sì, esattamente. Sono campioni molto molto piccoli che si riescono ad apprezzare solo se uno usa un microscopio 20 o 40 ingrandimenti, e sono dei cristalli a cui dimensione reale è spesso inferiore al millimetro. Però con il microscopio si riescono anche ad apprezzare dei mondi che altrimenti non sarebbero visibili. È incredibile, c'è tutto un mondo dietro che non conoscevo. Cioè, il mio minerale massimo è, non so, quando passi per la spiaggia vedi in realtà il vetro levigato, che non è un minerale, e dici, oh guarda, sì, che sì, colore, sì, verde, no? Ecco, sì, questo sì, è stato il mio massimo. Sì, però sì. Immagino che ci sia tutto un mondo infinito dietro. Ecco, qual è il minerale più prezioso, giusto per chiudere? Allora, ce ne sono tantissimi, diciamo che allora tipicamente l'oro e i diamanti, così come hanno valore in altri ambiti, certo, anche in questo caso, sono ben cristallizzati, valgono veramente tanto, perché l'oro può anche trovarsi in natura con forme cristallizzate, allora lì andiamo su valori di migliaia, sono decine di migliaia di euro. Vabbè. Poi ci sono anche altri minerali rari, molto meno noti, meno comuni, però ci sono appunto anche dei micro che valgono centinaia di euro, ecco, nel mondo dei collezionisti. Io ti chiederei altre mille cose, ma un'ultima cosa: se uno volesse appassionarsi a questo mondo e dice vado a cercare i minerali, in realtà non servono strumentazioni oppure invece è necessario avere qualcosa? Bisogna, allora, si può andare, bisogna fare attenzione perché ogni regione italiana ha le sue regole. In regione Piemonte è necessario avere un tesserino che è completamente gratuito e va richiesto alla regione Piemonte, al settore attività estrattive. Ecco. Cosa che io avevo fatto parecchi anni fa quando avevo iniziato. Quando hai iniziato, certo. E quindi ci sono delle regole da rispettare. Chiaramente uno deve andare su con martello scalpello, non può andare con martello pneumatico o esplosivi, e ci sono dei limiti giornalieri da rispettare per la raccolta. Meno male, insomma, mi consola questa cosa.
Insomma, questo è molto altro. Io mi sa che vengo e ti bombardo di domande. GeoBra, 23-24 marzo, mostra mercato minerali e fossili. Tutto questo avverrà presso il Movi Centro di Bra, siamo nel Cunese, dalle 9 alle 19. L'ingresso è assolutamente libero. Io ringrazio Visit Langhe Moferatore e ringrazio Emanuele per essere stato con noi. Grazie a te. Grazie per averci insegnato un sacco di cose nuove. Ciao. Di niente, ciao, buona serata. GRP.